Quando inventò l'automobile, tanti come Beppe, e per tante ragioni, restonno andà in paese or carro o le vacche. Ma poi si ritrovonno e per indà a Milano, per esempio, dove han partì una settimana prima di egli e partiano in automobile. O nell'istesimo stesimo dier che oggi or compiute. Il poro Beppe starebbe le su legna l'ander canto del fo, con la sua acqua del suo pozzo, il suo lume a petrolio, zitto zitto in casa sua, a pensare cosa c'è da fare giù della stalla. A volendà a Milano con le vacche, ogni puino è da fermarsi per levare le fatte e pure bestie lasciano qua e là per la via. C'è da portarsi dietro or da mangiare, e poi a dormire sul carro c'è da portarsi dietro la operta, dove si può rinvolgere a dormire meglio e un svegliarsi dal morire dal freddo. Quel poro Beppe quando torna a casa, meno male c'ha Pierina, pora donna, che pensa subito a come fa a scariarne le rabbie di tutto il tempo e ci ha messo per andare a Milano e ritornare con quel sistema di locomozione. Oh Beppe, oh come cambia il mondo e come cambierà. Però, a parte il suo rammario del tempo che ci ha messo del viaggio, bisogna dire che Beppe è sempre contento e rilassato. Oggi invece mi sembra di api che non c'è più nessuno rilassato. Se andavi a dire a Beppe, o Beppe, ma bisogna che tu vada dallo psicanalista. O che è lo psicanalista? Per lui i problemi finiscano nella stalla. Quando sorte fuori dalla stalla, va in casa da Pierina, mangiano e beano e poi vanno a letto. Boia, oggi non è così, eh? Oggi trovi tutto fatto. Tutto spiattellato, pronto. Non ci vuol più tant'uso del cervello. Si può le usufruire, anzi, bisogna usufruire di tutto il che hanno già fatto e l'altri. Per noi. E noi, il nostro cervello, per cosa si deve usare? Ah, per esordi? Solo per quelli. Ma la vita è fatta soltanto di sordi o anche di vacche, di botte, di pesci, di tante altre cose più semplici da raggiungere e quindi da poter usare anche il cervello per tante altre cose che forse ci potrebbero anche gratificare e risparmiare da andare da questo psicologo. Bermi Beppe, certe volte davvero mi viene da pensare che la natura aveva fatto le cose semplici proprio perché si potessero arrivare. Ora le cose semplici sono già state arrivate, sono rimaste quelle difficili, i sordi. Ma tanto non si va dallo psianalista. Lui te lo sa di, per filo e per segno. Te la devi prendere pochino. Ti racconto un contadino. Si chiamava Beppe.